buongiorno a tutte e a tutti da Salvo Russo in questa mia diretta quotidiana che faccio ogni mattina nel tragitto che mi vedo andare verso il mio negozio. Durante questo tragitto parlo di cose che possono essere più o meno interessanti e poi con molti approfondisco, perché mi vengono appunto a trovare il negozio tutti i giorni dalle 9.30 alle 13, dalle 16.30 alle 20, il sabato solo mattina e la domenica chiuso. Oggi è giovedì 9 dicembre, è una bellissima giornata in città, quindi non essendoci pioggia le buche riuscite a vederle, quindi potete cercare di evitarle. Magari quando fate manovre azzardate evitate, cercate di fare in modo che quando invadete l'altra carreggiata non ci siano altri mezzi, auto, moto che siano. Purtroppo la situazione in città non ve la devo dire io qual è, perché è così da anni. Partiamo con le buone notizie. Gli esposti funzionano. Sì, confermo, funzionano. Dopo 8 mesi il tombino presente in via Algeri, davanti al noto supermercato, è stato riparato. 8 mesi è un esposto, forse ha fatto più danno l'esposto, perché poi si arrabbiano perché gli esposti servono essenzialmente per spingere chi è pagato con soldi pubblici a mettersi al lavoro, spingere chi è pagato con soldi pubblici ad accelerare e cercare di trovare soluzioni, perché non è possibile in una città come Siracusa. Assistiamo a tombini, loro li chiamano messa in sicurezza. Cos'è la messa in sicurezza? La messa in sicurezza per loro è 4 paletti di ferro e le fettuccine, io le chiamo così, ma poi avranno un nome tecnico. Le fettuccine, che sono quelle griglie in plastica a girare intorno a questi tombini. E così, come si può dire, si sono tolti lo scopo della coscienza, per cui attenzione, guarda, ti sto segnalando, quindi ti sto mettendo in sicurezza che c'è il fosso. Non funziona così. Abbiamo aspettato, segnalazione, lamentela, assessore questo, assessore quello. Allora, sapete, cioè, cominciamo a scrivere. Andiamo alle PEC, diamo 30 giorni di tempo, dopodiché, come il testo unico degli enti locali prevede, facciamo gli esposti in procura. Gli esposti funzionano. E questo del tombino in via Algeri è la certificazione di quello che dico. Allora, noi abbiamo un modulo pro forma che si può adattare sia per quanto riguarda la raccolta differenziata, sia per quanto riguarda ogni altra problematica in città. Sicuramente per quanto riguarda la viabilità stradale, quindi buche e tombini. Sulle buche noi siamo autorizzati a mettere in sicurezza come tappano il volontariato civico e siamo pronti, come dico da anni, ad aiutare a fare questo tipo di operazione. I tombini no. I tombini purtroppo chiaramente servono le capacità tecniche e anche di opera, perché mettere un sacco di bitume in una buca, se è autorizzato, lo può fare chiunque. Il tombino no, perché va sicuramente manutenzionato, non so se va tutto rimosso, quindi scavandoci, quindi servono attrezzature, servono competenze e sicuramente servono anche ingenti risorse economiche. Ma siccome, ripeto, parliamo di persone che sono pagati con soldi pubblici, prendono pure premi, quindi mi pare il caso di cominciare a invogliarli ad essere più operativi. Chiudiamo il discorso bambini, una buona notizia ogni tanto ci sta bene, e andiamo adesso sulle cose davvero critiche. Quindi manutenzione stradale. Manutenzione stradale, ovvero buche. Tante buche, dovute sicuramente alle precipitazioni che nelle scorse settimane e mesi sono successe in città. Ma siccome è anche vero che tutti usiamo dire che andrà sempre a peggiorare, quindi sarà sempre peggio, quindi ci saranno sempre più bombe d'acqua, bisogna trovare delle soluzioni. Noi come Tappami, volontariato civico, quindi come Comitato Artisti Siracusani, una soluzione ce l'abbiamo già pronta, ci stiamo studiando da diversi mesi, abbiamo un quadro della città completo. Quando io parlo di città, io non mi riferisco a
Siracusa Centro. Io quando parlo di città mi riferisco dalla Tornara fino ad arrivare a Cassibile, da Belvedere fino ad arrivare a Ortigia, perché la città di Siracusa è questa. Quindi noi abbiamo un quadro complessivo esausto, esauriente, e abbiamo pronta la soluzione. Attendiamo, vedremo di incontrare chi di dovere e vedremo di, insieme a loro, applicare questa soluzione. Nel frattempo giungono copiose le segnalazioni. Avete visto adesso la macchina cosa ha fatto? Sono in questo momento a Piazza Euripide. A Piazza Euripide ieri mattina presto un centauro, quindi una persona con la moto, mi ha mandato delle foto. Come non è caduto a terra lui, ringrazia, non so che cosa crede, in quale religione crede, comunque ringrazia il suo riferimento in alto, che non si è spaccato la faccia. Probabilmente ha fatto dei danni alla moto. Mi ha mandato il messaggio, mi ha detto: posso fare causa al Comune di Siracusa? Io su questa domanda gli ho risposto: lei in questi casi deve chiamare i vigili urbani. Se ci sono danni a persone e cose, deve fare intervenire, deve fare refrattare. Lui ha chiamato i vigili urbani. I vigili urbani gli hanno risposto dicendo che se ci sono danni, di fare loro la notifica, la segnalazione, per poi essere risarcito. Io non so tecnicamente, burocraticamente come funziona, però ad agosto scorso lessi su un quotidiano regionale che su Siracusa città oltre 1500 sono state le segnalazioni, le richieste di risarcimento danni al Comune di Siracusa. Ora io vado con dei calcoli matematici molto facili, non conoscendo i numeri reali, perché sinceramente non ho voluto approfondire. Se su questi 1500 casi di risarcimento danni anche una sola persona prendesse 100 euro, saremmo a, quindi 1500 euro sono 150.000 euro di risarcimento danni. Sto dicendo numeri così, 150.000 euro, considerando una media di 10 euro a sacchetto di bitume, sono 15.000 sacchi di bitume. 15.000 sacchi di bitume significa mediamente mettere in sicurezza 15.000 buche in città. Ora, siccome questa domanda tempo fa la posi a un amministratore, il quale mi rispose: ma tanto abbiamo l'assicurazione che copre questi tipi di problematiche. E io, sinceramente, non volendolo offendere, non gli ho neanche risposto. Io abbiamo l'assicurazione, quindi, oltre alla rottura di scatole, perché quando ti si rompe la macchina, la moto, quello che è, c'è tutto l'iter burocratico, ipotizzando che tu vieni a risarcire. Ma lasciando perdere questo, ma ipotizzate che qualcuno invece si fa male, tu amministratore gli rispondi: abbiamo l'assicurazione che copre questo. Io lo chiamo diligenza del buon padre di famiglia, una caratteristica che manca alla totale classe politica, attualmente degli amministratori. Però vabbè, io non voglio offendere nessuno, voglio essere costruttivo, sono certo che a brevissimo faremo cose buone per questa città. Sono certo, me lo auguro, lo aspico, però mi arrabbio perché, ripeto, io ho fatto un calcolo molto basilare considerando 100 euro di risarcimento danni, chiaramente i risarcimenti danni sono con altri, ben altre cifre, ma ipotizzando che la Sicilia, cos'è, giornale Sicilia, potete fare la ricerca poi su Google, quei numeri siano reali, 1500 richieste di esercimento danni a Siracusa, un articolo mi è passato davanti nel mese di agosto, immaginate se quei numeri sono reali, quanti sacchi di bitume si sarebbero potuti comprare e quante messe in sicurezza si potrebbero potute fare in queste città, evitando danni ben più gravi. Noi la scorsa settimana abbiamo messo in sicurezza il condominio San Giorgio in via Luigi Spagna. Per quel tratto di strada abbiamo utilizzato, parliamo di un tratto di strada di 20 metri, 30 metri, abbiamo utilizzato 22 sacchi di bitume. Le persone in questi giorni mi hanno riempito di ringraziamenti dicendomi che oramai da anni
ogni covolto usciva da quel residence era bestiale. Effettivamente io sono stato là, ho visionato prima di eseguire. Mi stupivo come mai nulla fosse stato fatto. Una condomina mi rispose, mi ha mandato un messaggio che io non ho verificato, non so se è così. Dice, tante volte hanno richiesto al Comune di Siracusa, ma pare che quel tratto di strada sia privato. Io ho fatto una ricerca su Google, quel tratto di strada, cosa stranissima, risulta Viale della Cadi, provate anche voi a farlo. Ma ripeto, il problema non è andare a vedere la toponomastica se è pubblico o se è privato, si interviene, si trovano le risorse per farlo. In quel caso l'abbiamo fatto con contributi privati, ad oggi l'abbiamo fatto sempre tutto con contributi privati. Se vogliamo trovare delle soluzioni, noi siamo disponibili ad applicare quello che il progetto TAP mi prevede, ovvero mettere in sicurezza buche stradali nelle more che l'amministrazione comunale trovi le risorse. Trovi le risorse. Di questo poi magari in un'altra diretta approfondiamo. Perché a chi volesse lo posso anche girare. Ieri ho perso 2 ore del mio tempo, quasi 2 ore del mio tempo, a vedere un video su YouTube che approfondisce in maniera molto bene, molto dettagliata, cos'è il famoso PNRR, Piano Nazionale Ripresa e Resilienza, qualcosa del genere. È un qualche cosa, io lo potrei definire un piano Marshall, che probabilmente la nostra nazione non ha mai avuto. Sono una valanga di miliardi di euro che giungeranno a tutti i comuni d'Italia, con prevalenza al sud. Per farvela brevissima, ci sono dei punti che possono interessare tantissimo la nostra città, sicuramente il 2 e il 4, che sono relativi a mobilità sostenibile e tutto quello che sono lavori pubblici come asili, come infrastrutture, come anche possibilità di avere personale. Ma il punto, quello più interessante, sicuramente è la mobilità sostenibile. Però ripeto, mi ha colpito questo video, anche perché è un video fatto da Eiffel, che è tutta un'associazione riconducibile ai ministeri. Un video rivolto ai sindaci. Vedendo io questo video mi sono sentito come quando io partecipo a qualche convegno mio informatico, dove nel tavolo dei relatori ci sono generalmente i produttori, le grandi aziende, qualche cinese, e ti parlano, come dire, dobbiamo vendere questo, meglio vendere quest'altro, strategie di marketing, tutte le cose annoiose. Ma mi sono sentito come seduto davanti a questi miei interlocutori commerciali, perché il ministero parlava, gli interlocutori erano i sindaci, gli amministratori, come se fossero al timone di aziende, come fossero degli imprenditori. Una cosa molto bella, devo dire. Io non voglio entrare nel merito delle polemiche, se oggi convenga fare un sindaco in base alle responsabilità, in base a quanto guadagna, ma mi ha colpito, e vengo al dunque, che questo video, fatto davvero bene, se avete la possibilità e voglia, vi invito a vederlo, sono 2 ore, magari vi mando il link in privato. Ministero, non so che cos'era, MIFO, ha avuto 1.041 visualizzazioni ieri sera, dopo 4 settimane. Considerando i numeri dei comuni interessati, che sono la totalità in Italia, mi ha stupito, mi ha posto delle domande. Ma i comuni d'Italia saranno pronti a recepire questa enorme valanga di miliardi con una scadenza tempistica molto breve? Perché voi dovete sapere che tutti i progetti devono essere cantierati a fine 2023. I progetti, auspico che come si usa, già stia lavorando a dei progetti da presentare, anche perché i tempi sono brevissimi, e tutto quello che sono le circolari del PNRR dovrebbero arrivare ai primi di gennaio, a quanto ho capito io, e comunque entro giugno, bisogna essere pronti con i progetti in modo tale da essere già operativi. Ci saranno le risorse economiche anche per pagare i progettisti, i geometri, architetti che siano, cioè ingegneri. Speriamo che anche il Comune di Siracusa sia pronto e che si riesca a fare un buon lavoro per riuscire a recuperare questi soldini. Questi soldini bisogna fare una specifica. Moltissimi saranno da rimborsare,
alcuni saranno a fondo perduto, quindi da non restituire. È importante, diciamo, considerare questo, semplicemente perché poi i nostri figli dovranno pagare questo tipo di investimenti che oggi facciamo. Molto particolare, perché una tale quantità di soldi non sono arrivati in Italia neanche durante il dopoguerra, dopo la seconda guerra mondiale, e stiamo parlando di enormi, enormi quantità. Adesso non so se sono 231 miliardi di euro, davvero roba impressionante, perché i rimasti i numeri, e effettivamente gli amministratori dovranno trovare come spendere questi soldi. Molto molto interessante. Vabbè, sul PNRR io non sono un tecnico, mi è piaciuto vedere quel video, anche perché è davvero fatto bene, i relatori, oddio, a volte parlavano anche in termini tecnici, però è un video da guardare, quantomeno per capire cosa aspetta la prossima amministrazione da questo punto di vista. Vabbè, ritorniamo noi, poi vi spiegherò un giorno perché vi parlo di PNRR e rifare le strade in città, ma di questo, ripeto, avremo tempo e modo, perché noi, ripeto, come tappa ci occupiamo di mettere in sicurezza nelle more, in attesa che l'amministrazione trovi le risorse per rimettere le strade in sicurezza in termini completi, quindi rifacendo le strade. Molti ci sono già arrivati, a cosa intendo dire, perfetto. Ok, allora io me ne vado a lavorare, buona giornata a tutte e a tutti da Salvo Russo.